Di solito avete tempo per preparare pasti bilanciati invece di mangiare un boccone al volo o fuori casa? Salve, sono Luigi Gratton, vicepresidente per la formazione nutrizionale Herbalife. Che rispondiate sì oppure no alla domanda di questa settimana, la lezione di oggi vi sarà di grande aiuto. Ci occuperemo di una parola che spesso è considerata quasi una bestemmia dai salutisti, gli snack o spuntini. In realtà fare spuntini non è di per sé un'abitudine così sbagliata. Capita abbastanza spesso di sentire fame durante la giornata, specie quando facciamo passare molto tempo tra un pasto e l'altro. Il segreto sta nel tenere a portata di mano cibi sani, sia a casa che al lavoro, ed eliminare determinati prodotti dalla lista della spesa. Il modo ideale per non avere cali di energie è bilanciare i nutrienti, come ad esempio proteine e carboidrati. Una bevanda arricchita di proteine, un pezzo di formaggio a pasta filata, un frutto o un vasetto di yogurt potrebbero andare. L'importante è che le porzioni siano ridotte. Se si esagera con le quantità, anche una merenda sana può diventare malsana. Vediamo i primi quattro cibi più sani. Primo, cereali integrali, ricchi di fibre e carboidrati complessi. Secondo, frutta e verdura, che contengono preziose vitamine e minerali, senza aggiungere grassi e calorie di troppo alla vostra alimentazione. Terzo, semi di frutta in guscio, ricchi di proteine e grassi monoinsaturi. Quarto e ultimo, latticini magri, che sono ricchi di calcio, proteine, vitamine e minerali. Assicuratevi però che abbiano tutti un basso contenuto di grassi e zuccheri. È importante capire che resistere fino al passo successivo non è sempre la cosa migliore. Se l'obiettivo è la perdita o il semplice controllo del peso, gli spuntini sono importanti perché mantengono attivo il metabolismo. Consumare diversi mini pasti al giorno aiuta a sconfiggere la fame e a sfuggire la tentazione di mangiare cibi meno sani. Inoltre, cercate di fare i pasti a orari regolari e soprattutto non saltateli. Herbalife offre alcuni fantastici prodotti che possono dare una mano a chi vuole fare spuntini sani. Un apporto eccessivo di carboidrati può favorire l'accumulo di grasso corporeo e causare un aumento indesiderato del peso. Insomma, mangiare tra un pasto e l'altro non è così sbagliato. L'importante è fare scelte più sane. Le barrette alle proteine Herbalife sono uno snack perfetto. Sono ricche di vitamine essenziali, carboidrati e proteine che vi sostengono fino al pasto successivo. Non contengono dolci artificiali e, a seconda del gusto, hanno un apporto di 150-140 calorie a barretta. Portate sempre con voi una di queste barrette per avere la certezza di fare lo spuntino giusto. Per maggiori informazioni su come i prodotti Herbalife possono aiutarvi nella scelta di uno spuntino sano, rivolgetevi al vostro personal coach del benessere. Termina qui la nostra discussione di questa settimana. Io sono Luigi Gratton e voglio ricordarvi che nella scelta dello spuntino date retta al vostro organismo e non cedete alla voglia di dolci.